Diamo ora il benvenuto alla dottoressa Daria Valentin e al dottor Planker del Museo Mladin di San Martin de Tor in Trentino Alto Adige, museo ospite del Tocatì presso l'area Musei Etnografici Italiani ed Internazionali qui accanto. Fin da sempre il gioco ha rappresentato, oltre che un'ottima occasione per la crescita culturale e lo sviluppo personale, anche un aspetto socio-economico fondamentale della Ladinia. La dottoressa Valentin, a questo proposito, terrà un intervento dal titolo La vita Shokenjuk, la vita come un gioco, i giochi antichi nelle valli ladine. Lasciamo quindi la parola ai nostri ospiti. Ndrat bel bondia duchkan chum fish plajaik sung un ingvia itlo a Verona pudai rujnetzik sung nosh proiec. Buongiorno, ringrazio. Ovviamente non volevo mettere in crisi l'organizzazione per quanto riguarda la traduzione. Ieri abbiamo sentito traduzioni in spagnolo, in ladino, penso che avreste avuto qualche difficoltà. Ho fatto ovviamente un'introduzione, un breve saluto in lingua ladina, la nostra madrelingua appunto, e il motivo per cui la provincia autonoma di Bolzano ha voluto e costruito questo museo, e lo vedete qua, è proprio per cioè con lo scopo di tutelare, salvaguardare e promuovere la lingua e la cultura ladina. Noi come museo chiaramente ci poniamo varie domande da vari punti di vista, perché siamo un museo che si occupa di vari settori, partendo dalla paleontologia fino alla geologia, la storia, l'artigianato, l'economia e così via. Tutte tematiche ovviamente inerenti alla lingua e cultura ladina. Questa tra l'altro è un'opera d'arte fatta appunto da un artista locale in occasione di un progetto. Questo è il nostro territorio, cioè quindi noi partiamo da una parte la cultura ladina, ma ovviamente è sempre legata al territorio in cui viviamo. Noi ci troviamo nelle Dolomiti, patrimonio UNESCO, abbiamo patrimonio UNESCO anche qui a Verona, ci troviamo in questa bellissima piazza, il nostro patrimonio naturale, e i ladini vivono in sostanza cioè la popolazione autoctona dell'Alto Adige, ma poi sentirete in modo un po' più approfondito dal punto di vista linguistico proprio dalla nostra linguista esperta Daria Valentin. Però ovviamente non vogliamo, come si vede bene anche dalla foto, chiuderci noi stessi. Noi vogliamo anche aprirci, vogliamo aprirci al mondo, e quindi facciamo progetti di vario tipo, come per esempio addirittura ho scelto questa slide, questa foto, in occasione di una mostra fatta proprio a San Martino inerente alle campane. Non c'entra o direttamente o indirettamente, c'entra anche con il gioco. Ho scelto questa perché una di queste campane medievali del maestro fonditore Manfredinus si trova proprio qui a Verona ed è stata fatta realizzare da Federico della Scala. Noi nelle nostre valli ladine abbiamo due campane del 1300 risalenti a questo periodo, e appunto l'altra delle quattro campane esposte al museo riguardava una proprio quella di Verona, e l'altra invece di Pazin, cioè quindi in Croazia, in Istria. Noi appunto cerchiamo di muoverci a 360 gradi, di conseguenza cerchiamo di approfondire delle tematiche, varie tematiche sulla lingua e cultura ladina, e tra cui nel 2007 abbiamo avviato tutto un progetto dedicato al gioco, e abbiamo contattato la dottoressa Valentin, che ci ha fatto tutta uno studio storico, una raccolta dei giochi giochi che si facevano nelle valli ladine. Siamo riusciti a raccogliere delle testimonianze vive ancora, per fortuna, e appunto la pubblicazione si intitola La vita Shokenjuk, l'abbiamo pubblicata esclusivamente in lingua ladina. Se qualcuno, se qualche
esperto la volesse avere anche nella biblioteca, o sentivo prima ludoteca, o per esempio abbiamo già preso contatti con il museo svizzero del gioco e così via, diamo volentieri a disposizione, perché ci sono soprattutto delle immagini fotografiche abbastanza interessanti. Poi vi invito anche eventualmente a visitare il nostro stand e possiamo anche scambiarci qualche informazione. Niente, non mi dilungo, lascio la parola alla dottoressa Valentin, che vi spiegherà proprio qualcosa sul gioco nelle valli ladine. La vita Shogunshuk, la vita come un gioco, questo è appunto il titolo di una raccolta di giochi praticati fin dai tempi antichi nella Ladinia dolomitica. Come tanti altri aspetti, anche il gioco può essere preso in considerazione per comprendere meglio lo stile di vita e le abitudini di un popolo, per comprenderne la mentalità, per comprenderne la storia. E della storia degli primi abitanti delle Dolomiti tuttora sappiamo relativamente poco. Sappiamo che le valli dolomitiche erano abitate già prima di Cristo. Alcuni ritrovamenti archeologici, come quello di Sochastel in Valbadia, ci svelano quali fossero i siti scelti dalle persone come primi insediamenti abitativi, ma poco sappiamo dello stile di del modo di vivere o delle abitudini delle genti che vi risiedevano. No. I linguisti ci insegnano che il ladino è la lingua più antica delle Alpi, formatasi nel contatto fra retico e latino volgare. Ma quanto sappiamo dei giochi praticati dalle genti che parlavano tale lingua minoritaria? Quanto sappiamo dei giocattoli usati dai bambini per esplorarne la propria realtà? Praticamente nulla. Il lessico antico di cui disponiamo non ci svela nulla delle pratiche ludiche di un tempo. Del retico ci sono rimaste solo poche parole relative alla morfologia territoriale e all'agricoltura. La brama, la panna, il barantl, il pino mugo, o razzuns, un antico toponimo nel paese di Badia, appartengono agli esigui frammenti di tale lingua minoritaria. Il latino già ci aiuta un po' di più. La parola belaita, che dà vita all'espressione fa belaita, tradotta in italiano con giocare, ci spiega che abbiamo a che fare con la bella vita, con la parte leggera dell'esistenza. Anticamente le valli dolomitiche non invitavano a una vita facile. Tutt'altro. Chi intendeva sopravvivere sugli erti pendii doveva lavorare sodo per dissodare i pochi terreni adatti all'agricoltura. Ed ecco che la definizione fa belaita si carica di un'espressività del tutto particolare. La bella vita dei bambini, serena, piacevole e allegra, in opposizione alla vita pesante e faticosa degli adulti. Ma torniamo alla nostra raccolta. Nel 2007 il Museum Ladin Chastel de Tour mi invitò a intraprendere una ricerca sui giochi praticati nelle valli ladine delle Dolomiti. Fino ad allora la Ladinia possedeva una modica bibliografia relativa a tale argomento. I ricercatori che si erano interessati di tale argomento si potevano contare su una mano. E chi aveva aperto un varco in questo mondo, tutt'al più si era interessato di un argomento specifico, ma nessuno aveva fatto una ricerca più approfondita sul campo. Una domanda spontanea che potrebbe sorgere qui è la seguente: come mai i giochi delle valli ladine dovrebbero distinguersi dal resto del territorio nazionale? I bambini ladini non giocano come giocano i nostri figli? Certo, attualmente le valli ladine sono parte dello Stato italiano, come lo sono le valli del Piemonte o della Sicilia. Ma se spostiamo la nostra attenzione alla situazione prima dell'annessione dell'Alto Adige all'Italia, la situazione era diversa. Fino al 1918 le valli di Badia, Gardena, Fassa, Livinallongo e Ampezzo appartenevano, come tutto il resto del Tirolo, all'impero austro-ungarico. Detto con altre parole, ci troviamo in una zona di confine fra due realtà culturali ben distinte. Al giorno d'oggi, con la forte globalizzazione che stiamo vivendo, i giochi tedeschi, austriaci, italiani o svizzeri sono accessibili a tutti. Le traduzioni presenti più o meno in qualsiasi confezione permettono di comprendere perfettamente le istruzioni,
per cui non ci sono più frontiere da questo punto di vista. Ma un tempo non era così. Un esempio lampante, che descrive minuziosamente quanto detto, sono le carte da gioco. Se nel resto d'Italia si usavano le carte trevigiane, trentine o napoletane, nella Ladinia dolomitica, fino alla Grande Guerra, non si trovavano che le carte salisburghesi, con le quali si giocavano principalmente diverse forme di Batadù, noto in ambiente tedesco come gioco del Watten. Questo gioco non solo ha permesso e permette tuttora di passare qualche ora in allegra compagnia, ma si è trasformato nel gioco delle carte per eccellenza di un'intera società. In Tirolo e in Alto Adige, e di conseguenza anche nella Ladinia dolomitica, non c'erano paesi in cui esso non fosse praticato. Con la Grande Guerra, però, la situazione mutò. Se fino al 1918 dominavano in tutta la Ladinia le carte salisburghesi, con il passaggio all'Italia, soprattutto nelle valli di Fassa, Livinallongo e Ampezzo, iniziarono ad apparire anche le carte trevigiane e trentine. Sempre più il Batadù o Watten fu sostituito da altri giochi, praticati fondamentalmente in ambiente italiano. Cambiarono le carte da gioco, cambiò la terminologia e cambiarono anche le usanze. Ma ritorniamo all'argomento principale della raccolta in questione. Prima dell'avvento del turismo, avvenuto nei primi anni 60 del XX secolo, le valli ladine erano zone piuttosto povere. La gente era sì autonoma, nel senso che coltivava un po' di grano, aveva patate e fave, nei mesi estivi qualche verdura che cresceva nell'orto di casa, carne e latte con i quali poteva sfamarsi, ma non era ricca. Anzi, le famiglie che abitavano le valli dolomitiche erano povere e molto numerose. Soldi per acquistare giocattoli non ce n'erano. Solo in Val Gardena la situazione era diversa. Perché? Nel XVII secolo la pesante povertà spinse la popolazione ad essere ingegnosa. Cresceva poco, ma una cosa abbondava: il bosco, fondamentalmente di pino cembro. Ed ecco che gli uomini di Selva, Santa Cristina e Ortisei ebbero la brillante idea di scolpire delle figure in miniatura, rappresentanti il loro mondo montano e agricolo, e di venderle nei paesi vicini. Così nacque l'artigianato artistico gardenese, che tuttora gode di fama mondiale. Il lavoro però non era facile. Ci voleva la mano di tutta la famiglia. Gli uomini erano gli addetti alla scultura vera e propria, le donne si occupavano della pittura, mentre i bambini eseguivano i lavori secondari, come levigare o incollare le parti più piccole per le quali servivano delle manine abili. Se nel XVII secolo iniziò la produzione in serie, nel XIX secolo l'arte della scultura gardenese si era ormai trasformata in una vera e propria industria che sfamava un'intera comunità. Tutta la valle aveva saputo spostarsi dall'agricoltura all'artigianato e ogni famiglia aveva un proprio modello di giocattolo sul quale concentrava la propria attenzione. Come laboratorio fungeva la stua, ossia la camera di soggiorno rivestita in legno, unico ambiente riscaldato della casa. Se uno dei tavoli presenti serviva per i pasti, l'altro rappresentava il piano di lavoro della famiglia. Attorno a tale tavolo si raccoglievano marito e moglie, i figli, i nonni, i fratelli ancora da sposare, tutti quanti concentrati sulla propria attività. Il lavoro era ben diviso e ciascuno aveva le proprie mansioni, a seconda dell'età e delle abilità. Presto le piccole sculture della Val Gardena si fecero conoscere in vari paesi europei. Se lo scultore passava la maggior parte del suo tempo nella stua a scolpire giocattoli, il Verleger assunse il ruolo di commerciante ambulante. Con la sua fiertla, la sua gerla carica di cavallucci e di bambole, partiva in cerca di nuovi compratori. Quando iniziò a fiorire l'artigianato artistico gardenese, gli scultori, non conoscendo il mondo commerciale, inizialmente dovettero affiancarsi ad esperti tedeschi, ma ben presto decisero di rendersi autonomi
ed inviare i propri rappresentanti nelle terre lontane in cerca di acquirenti. I viaggi erano lunghi e impegnativi, eseguiti esclusivamente a piedi, ma ciò non spaventava gli affiatati commercianti. Sembra che alcuni di loro abbiano percorso più volte il tragitto dal loro paese a grandi città come Parigi o Bordeaux, avanti e indietro in tempi velocissimi. Siamo a conoscenza di un certo Johann Anton Rungaldir che deve aver fatto ripetutamente il tratto da Lisbona a Memel, al confine nord con la Russia, chiaramente a piedi e con la gerla carica di oggetti in spalla. Grazie ai ferlegri, i giocattoli gardenesi giunsero non solo in moltissimi paesi italiani, austriaci e tedeschi, ma ebbero veramente la fortuna di girare il mondo, dalla Spagna all'Egitto, dal Messico all'India orientale. Non c'era paese che non conoscesse la chiena gardenese. Viaggiando soprattutto per l'Europa, troviamo tuttora numerosi negozi di sculture che portano un nome gardenese. Di sicuro questi una volta erano in mano di commercianti gardenesi, che ormai stanchi di dover trasportare in spalla regolarmente i prodotti scolpiti, decisero di fermarsi in qualche città per vendere in loco i prodotti realizzati e trasportati da altri compaesani. Come figure originariamente si prediligevano i cavalli e le bambole, oltre ai tantissimi animali che vivevano nei boschi dolomitici. Ad ogni mercato era necessario adattare il prodotto. Se i bambini italiani preferivano i carretti dipinti con vari colori, i bimbi del Belgio si appassionavano maggiormente ai cavallucci, mentre quelli della Prussia giocavano con varie figure ecclesiastiche come preti e monaci oranti, che suonavano le campane o leggevano la messa. Molto ricercate erano le famose bambole gardenesi, note in inglese come Dutch Dolls, perché appunto esportate principalmente in Danimarca e in Inghilterra. Queste erano bambole in legno che potevano muovere mani e piedi. Alcune erano dipinte, altre erano bianche, a seconda del modello che si sceglieva. Per oltre un secolo la realizzazione di bambole era esclusivamente in mano gardenese. Questo perché i gardenesi riuscivano a vendere degli ottimi prodotti a un prezzo che nessun altro riusciva a tenere. I modelli e le misure delle Dutch Dolls potevano variare. La più piccola Dutch Doll non misurava che 1,3 cm, mentre la più grande era di 52 cm. Alcune erano vestite e con il viso dipinto, altre invece molto più semplici e classiche. Di nuovo era il mercato a definire come il prodotto doveva essere, con un'espressione dolce o seria, triste o allegra. Questa è la storia dei giocattoli gardenesi, ma questi si vendevano all'estero, alle famiglie agiate e benestanti. E i bambini del posto? Che tipo di giocattoli possedevano? E come giocavano? Come ho già ricordato prima, i bambini delle famiglie gardenesi potevano aiutare nella produzione di giocattoli, ma non era permesso loro di giocare con i prodotti realizzati in casa. Per loro c'era solo la natura o i truccioli che rimanevano del pezzo di legno usato da papà per intagliare la bambola del ricco inglese. Ecco che i bimbi dovevano uscire di casa, correre sui prati, avviarsi verso i pascoli, entrare nei boschi in cerca di sassi, di radici, di muschi con i quali poter creare loro stessi i propri giocattoli. In tutta la Ladinia sembra che la natura fin da sempre sia stata la stanza da gioco preferita dei bambini. Qui essi potevano costruire le proprie stalle, giocare a fare il contadino, scegliendo con cura minuziosa le pigne che dovevano rappresentare le mucche, i cavalli, gli agnellini, i maiali e tutti gli altri animali che quotidianamente accudivano sul maso di famiglia. I giochi dei bambini delle valli ladine erano molto semplici. Per lo più riproducevano essenzialmente il mondo che conoscevano. Imitavano i lavori di papà e mamma, inventavano delle storie che assomigliavano a quelle che vivevano in paese. Insomma, la loro fantasia si limitava a quel poco che percepivano della loro realtà.
oltre al gioco di imitazione, la natura permetteva anche di eseguire diversi tipi di giochi di gruppo. Ai bambini della Valbadia bastava un temperino per poter praticare il gioco del paradiso, purgatorio e inferno. Questo era un gioco fatto all'aria aperta, generalmente in mezzo ai prati. Prima bisognava preparare le tre sezioni che rappresentavano appunto il paradiso, il purgatorio e l'inferno. E poi si posizionavano i giocatori. Utilizzando un temperino in volo come metro, ogni concorrente poteva muoversi all'interno delle sezioni. A seconda di come cadeva il coltellino, il giocatore passava dall'inferno al purgatorio al paradiso. Non possiamo immaginare le storie che i bambini si saranno inventati mentre si spostavano da un campo all'altro, le penitenze che avranno scelto per i compagni che sbagliavano e quali saranno state le emozioni che avranno provato saltando da un quadretto all'altro. Spiritosi, anche i giochi di gruppo dei giovani, praticati soprattutto durante il periodo della fienagione. Il lavoro contadino nelle valli ladine fin da sempre è organizzato così che prima si falciano i prati vicino a casa e una volta completata questa attività si sale più su, sui prati dell'alta montagna. Al giorno d'oggi si sale e si scende in giornata, avendo a disposizione macchine e jeep veloci che permettono di muoversi facilmente a tutte le quote. Ma una volta non era così. Finito il taglio in paese, tutta la famiglia saliva in montagna, consapevole di dover rimanere lì per un periodo più lungo. Si caricavano gli animali, si partiva per le praterie più lontane. Soprattutto i giovani e i bambini apprezzavano molto tale spostamento. Per loro era un po' come le nostre vacanze, durante le quali possiamo divertirci ed essere più spensierati. Chiaramente non si tornava a casa la sera, ma si dormiva nel fieno, non essendoci case o strutture più confortevoli. Le sere erano lunghe, soprattutto quando il tempo era bello e permetteva di stare attorno al fuoco. In queste situazioni le idee per i divertimenti sicuramente non mancavano. Come esempio scegliamo il gioco della ristla, ossia il gioco effettuato con un cecchetto di legno. Ci si sedeva in cerchio attorno al fuoco e si accendeva una specie di fiaccola che poi veniva passata di mano in mano a tutti i partecipanti. In alcuni paesi si rimaneva in silenzio, senza condividere parola, mentre in altre località ogni concorrente doveva inventare una qualche storia. Alla persona che rimaneva con il pezzo di legno spento in mano toccava fare la penitenza e se non la eseguiva i compagni di gioco gli annerivano la faccia con il fondo della padella utilizzata per preparare la cena. Dai racconti degli anziani possiamo percepire che i giochi eseguiti dai giovani in alta quota divertivano sì la compagnia, ma chiaramente potevano anche essere molto pesanti e alle volte perfino ferire il singolo. La società contadina di un tempo era poco raffinata e poco rispettosa nei confronti dell'individuo. Più si poteva offendere o prendere in giro qualcuno e più ci si divertiva. Registrando le esperienze dei nonnetti per la mia ricerca, ho sentito molte persone lamentarsi della pesantezza dei giochi di gruppo di un tempo e della paura che soprattutto le ragazze avevano di dover compiere delle penitenze per loro sgradevoli. La ricerca intrapresa non si limita solo ai giochi gardenesi, ai giocattoli gardenesi e ai giochi dei bambini e dei giovani, ma comprende anche una sezione di attività ludiche praticate dagli adulti. E qui vorrei segnalare soprattutto lo sport, in particolare come era esercitato a Cortina d'Ampezzo alla fine del 1800 e gli inizi del XX secolo. Grazie al favoloso materiale fotografico delle famiglie Ghedina e Zardini, siamo a conoscenza di gare di canottaggio tenutesi sul lago di Misurina subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Delle altre fotografie ci raccontano dei tornei di box degli anni 30, ai quali partecipavano sia bianchi che neri. Se al giorno d'oggi siamo abituati ad avere contatto con gente molto diversa da noi, all'epoca, vedere una persona di colore era una sensazione per la popolazione montana,
appunto non abituata al contatto con gente straniera. Per concludere, vorrei presentare due giochi tipicamente ladini, inventati negli ultimi anni. Uno è Ladinoscope, un gioco da tavola realizzato dal Museum Ladin Chastel de Tour, l'altro è Boschele, un memory linguistico. Ladinoscope, che vedete anche nello stand, è un gioco che permette di esplorare geograficamente e storicamente le valli ladine delle Dolomiti e le zone limitrofe. Scegliendo una delle tre varianti possibili, si possono conoscere i paesi, le frazioni, siti archeologici o museali e tante altre particolarità della Ladinia dolomitica. Percorrendo le strade e i passi, i giocatori possono rendersi conto di dove si trovino effettivamente le località e come si possono raggiungere. Boschele, invece, è un memory linguistico che permette di avvicinarsi in modo divertente alla lingua ladina. Utilizzando il metodo classico delle due tessere, scopriamo da un lato come si chiamano nelle cinque varietà ladine, il cielo, la neve, il pane, la frutta e tante altre cose. Dall'altro lato, invece, possiamo cimentarci con le lingue internazionali, quali l'inglese, il francese, l'italiano o il tedesco. Anche qui abbiamo diverse possibilità di gioco che ci permettono di muoverci in vari modi all'interno delle singole lingue. La ricerca sui giochi praticati nella Ladinia dolomitica chiaramente non termina qui. Quello che abbiamo fatto nel 2007 può essere visto come il primo mattone di una costruzione molto più ampia e complessa. Per fare un lavoro veramente serio dovremmo continuare con la ricerca e andare in profondità, perché il materiale non manca. Proprio quest'estate, in occasione della classica mostra stagionale del museo, è comparso un antico biliardino in legno utilizzato nella prima metà del XX secolo in Valbadia. Nel momento della ricerca sui giochi, tale giocattolo non era ancora conosciuto. E come questo, chissà quanti altri ci sono ancora ignoti. Il gioco e il giocattolo possono veramente raccontarci la storia di un popolo, spiegarci quali siano i punti chiave dell'educazione, della mentalità e del modo di vivere delle persone che formano tale società. Senza il gioco, tutta la nostra vita sarebbe molto più piatta, più triste, meno colorata e divertente. E con questo concludo il mio intervento. Grazie. Ecco, e per quanto riguarda invece l'ultimissimo gioco, chiaramente come museo non potevamo che adeguarci ai tempi e sviluppare un'applicazione che potete anche scaricare sul museo, giocando praticamente potete fare una visita virtuale all'interno delle sale museali. Ringrazio la dottoressa Valentin anche per la ricerca fatta al Museum Ladin e do il microfono ai responsabili dell'organizzazione. Grazie. Ringraziamo il dottor Planck e la dottoressa Daria Valentin del Museum Ladin di San Martino de Tor in Trentino Alto Adige, che ricordiamo essere presente con il suo patrimonio intellettuale e i suoi materiali presso l'area Musei Etnografici Italiani e Internazionali proprio qui al Forum.